Nella sala ipogea di Palazzo dell'Emiciclo del Consiglio regionale si è tenuta la conferenza stampa dedicata al progetto Nove Artisti per la ricostruzione, nel quale rientra l'anfiteatro che l'artista americana Beverly Pepper ha donato alla città dell'Aquila. Sono stati presentati anche il volume Ricostruire con l'arte di Roberta Semeraro, edito da Progedit, con i patrocini del Comune dell'Aquila e dell'Ateneo Veneto, e un documentario con l'intervista alla scultrice di Marco Zaccarelli e Luca Cococcetta. A seguire, nell'Enfi Sculpture del Parco del Sole, l'evento si è concluso con la coreografia di danza moderna Rinascita di Raffaella Mattioli con Maurizio Di Rollo. Il progetto Nove Artisti per la Ricostruzione è stato ideato dal critico d'arte Roberta Semeraro in seguito al dibattito apertosi alla Biennale d'Architettura nel 2009 con l'evento collaterale Epicentro sul tema della ricostruzione nel territorio aquilano. Nove Artisti per la Ricostruzione prevede la riqualificazione degli spazi urbani attraverso il linguaggio dell'arte. I primi artisti invitati a partecipare che hanno aderito al progetto sono stati lo scultore italiano Mauro Staccioli, scomparso a gennaio di quest'anno, l'architetto e scultore e poeta giapponese Hitoshi Nagasaka, venuto a mancare ad aprile, e la scultrice americana Beverly Pepper, conosciuta nel mondo per le sue opere di land art. Le aree di intervento indicate tra artisti dagli amministratori dell'Aquila sono state Piazza San Silvestro, il giardino del Castello Cinquecentesco e il Parco del Sole. Al progetto è stato dato un primo impulso con la realizzazione dell'opera di Beverly Pepper presente all'Aquila, che è stata inserita nel master plan del Parco del Sole e conseguentemente è rientrata nei lavori finanziati da ENI e sottoscritti il 27 agosto del 2012 nel protocollo d'intesa a ripartire da Collemaggio, che riguardavano il restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e la riqualificazione dell'adiacente parco. Il 3 agosto del 2017 la scultrice americana ha donato alla Fondazione Carispac le due sculture in acciaio corten denominate The Narni Columns per installarle all'ingresso dell'Amphisculture del Parco del Sole. Il 6 agosto il parco è stato riaperto al pubblico. Sì, è una bella giornata perché questo è un progetto molto ambizioso che per il momento si sostanzia dell'intervento di Beverly Pepper grazie al contributo della sovrintendenza che ha curato i lavori e di ENI che ha sostenuto economicamente l'impegno. È un momento importante perché L'Aquila è una città in cambiamento, L'Aquila è una città bella che sta tornando bella, ma L'Aquila deve lasciare anche il segno della ricostruzione, deve lasciare un segno tangibile delle lacrime, del dolore e degli sforzi che hanno fatto gli aquilani. Deve essere tracciabile la ricostruzione, questo grande cambiamento epocale di cui noi siamo osservatori privilegiati, e quindi il progetto Nove Artisti per la Ricostruzione va proprio in questo senso, cioè supera il concetto del com'era dov'era con elementi di novità compatibili con l'ambiente, con la città, con l'architettura, che danno proprio il segno dell'Aquila come una città moderna ed europea.